quando l'architetto Giuliani mi ha chiesto se potevo affrontare il ragionamento sulle alternative all'interno del processo di Varsa, ho accettato volentieri, ma mi sono un po' gelate le vene, perché la questione delle alternative, degli scenari all'interno della Varsa è un tema che è universalmente riconosciuto come il più critico del processo di Varsa. Per cui io non ho certo l'ambizione di dare delle... Come hanno detto prima a me, parla più vicino al microfono. Di dare delle soluzioni. Ho cercato di fare un ragionamento da prima introduttivo sulla questione generale della sostenibilità e delle sfide che le città hanno di fronte per raggiungere questo obiettivo, una seconda parte che illustra qual è la tematica delle alternative e degli scenari all'interno della normativa che regolamenta la costruzione delle valutazioni ambientali strategiche, e una parte finale che cerca di dare alcuni input su alcuni strumenti tecnici di utilizzo e in fondo illustrare sinteticamente il ruolo delle scenari, delle alternative all'interno di un processo di pianificazione. I cambiamenti globali della sostenibilità, come ormai sappiamo bene, risiedono in larga misura all'interno delle città, cioè sono le città che determinano sostanzialmente i grandi cambiamenti climatici. Quindi le pratiche urbane sono un elemento decisivo per fare in modo che ci si avvii verso orizzonti di sostenibilità. Quindi la sostenibilità non può più essere misconosciuta all'interno della predisposizione dei piani urbanistici. Questa è una prima considerazione generale doverosa, perché la VAS tratta di sostenibilità, quindi è l'oggetto del lavoro del valutatore. È tuttavia necessario ricordare, come ha già ricordato l'architetto Giuliani, che il futuro è incerto ed imprevedibile, lo sappiamo tutti molto bene, e che cambiamenti repentini possono intervenire a determinare anche fatti traumatici per le città e l'ambiente. Cambiamenti climatici, un evento, un'inondazione, la chiusura di una fabbrica, sono eventi traumatici che cambiano l'orizzonte al quale noi dobbiamo fare riferimento. Quindi il piano, in questo quadro di incertezze, deve individuare prima di tutto quali sono gli obiettivi di sostenibilità ai quali tendere come orizzonte, come scenario, no? E conseguentemente individuare quali percorsi possono essere utili per perseguire questo obiettivo. Quindi deve generare sostanzialmente degli scenari e delle alternative. Ora, nella terminologia che si usa nelle valutazioni ambientali, scenari e alternative spesso sono un po' confusi, usati in modo non pienamente appropriato, si fa un po' di confusione, ma sostanzialmente il ragionamento è quello che noi dobbiamo prefigurare delle possibilità diverse per perseguire un obiettivo. Naturalmente queste possibilità devono avere il carattere della maggiore sostenibilità ambientale possibile. Un altro aspetto che diventa importante oggi è che le strade che noi possiamo individuare non dovrebbero essere delle strade rigide, proprio perché noi ci dobbiamo confrontare con una situazione che è in continua evoluzione, per cui avere degli strumenti troppo rigidi non ci consente di imparare nel percorso dalle cose che accadono e non ci consente quindi di affrontare in modo appropriato le problematiche che via via si presentano. Quindi in sostanza la sostenibilità della città può essere declinata con il paradigma della città resiliente, cioè la resilienza è un concetto che ci aiuta molto a questo riguardo.
Qual è il ruolo della VAS? È proprio quello di esplorare i futuri alternativi che potrebbero delinearsi a seguito della realizzazione di un piano. Un piano è la prefigurazione di un qualcosa che noi desideriamo che possa avvenire. E quindi la VAS è un modo per aiutare i pianificatori e i decisori a prendere delle decisioni migliori dal punto di vista, della sostenibilità. Quindi la VAS, alla VAS è richiesto quindi di valutare quali sono le alternative ragionevoli o una combinazione di queste, proprio per il principio della visibilità, del mantenere dei percorsi percorribili. Da dove nasce il ragionamento della importanza di ottenere dei sistemi urbani che abbiano la resilienza? È un ragionamento che deriva dalle grandi acquisizioni sui cambiamenti a livello globale. Ad esempio l'IPCC ha individuato un sistema di riferimento, un modello all'interno del quale il sistema naturale e il sistema umano sono interconnessi, no? E per intervenire sul sistema naturale è necessario intervenire sul sistema umano, cioè sui sistemi socio-ecologici. E all'interno di questa prospettiva la tematica della resilienza diventa una tematica veramente, veramente fondamentale. Le città, come tutti sappiamo, hanno grandissimi rilievi a problemi di tipo ambientale, generazione di energia, problemi di generazione di calore, alluvioni, inquinamento, problemi di consumo di uso del suolo, sono veramente un driver veramente potente nel determinare i cambiamenti globali, ma sono le problematiche che determinano le città le misuriamo direttamente anche a casa nostra. Quindi una città che non è conformata in modo tale da consentire una flessibilità ed una risposta ai cambiamenti è una città che non funziona, che presenta continuamente criticità alle quali noi rispondiamo con l'emergenza sostanzialmente, ancora purtroppo attraverso l'emergenza. Questo ci porta a fare un ragionamento legato ai cicli adattativi, no? Perché i cicli adattativi sono stati messi a punto dagli ecologi e che hanno proposto un modello di riferimento che funziona anche per le città, cioè le città sono un sistema complesso che è dato dall'interazione di sistemi naturali e sistemi socio-economici, quindi è un sistema complesso. I sistemi complessi hanno una fase di sviluppo, di sfruttamento e di accumulo, lo sviluppo delle nostre città è esattamente avvenuto in questo modo, poi un qualsiasi innesco naturale o socio-economico determina un collasso, quindi una crescita, accumulo, un fatto traumatico, un collasso, no? Il sistema a questo punto cosa fa? Reagisce a questo collasso riorganizzandosi verso una nuova fase accumulativa, un nuovo modello di città. Questo modello è rappresentato dal ciclo adattativo di Olin e i sistemi urbani, la storia dei sistemi urbani dimostrano che questo sistema funziona. Sostanzialmente questo, il modello 8 di Olin individua esattamente questo meccanismo di funzionamento, che è un modello che serve sostanzialmente per riflettere sui sistemi urbani, passando da un approccio che è legato a quello della crescita e della conservazione, no? Invece dimenticando quali sono i temi di sviluppo, di riorganizzazione, di adattamento. Quindi sostanzialmente è la resilienza che ci offre questa opportunità. Quindi il concetto di resilienza, che è un concetto all'interno delle tematiche urbane relativamente recente, che viene da una storia scientifica diversa, però diventa
attualmente è il concetto migliore che abbiamo, ci sono altri, nel concetto migliore che abbiamo a disposizione per affrontare i nuovi sviluppi della città. Noi dobbiamo quindi ragionare in termini di scenari, perché non siamo sicuri di imboccare la strada giusta. Ma che cos'è uno scenario? No, scenario è un termine semanticamente complicato, non si, tanti significati gli vengono attribuiti a questo termine. Io qui ho proposto solo alcune proposte. Una che potrebbe fare al caso nostro è quella di Kark, e dice che è una descrizione di un possibile insieme di eventi che potrebbero ragionevolmente accadere. Lo scopo principale dello sviluppare gli scenari è stimolare e pensare sui possibili eventi, cioè sugli accadimenti, sui possibili postulati relativi a questi avvenimenti, sulle opportunità e rischi possibili e sullo svolgimento dell'azione. No? Quindi la costruzione degli scenari non è un esercizio di produzione di pronostici, di previsioni, no? Ma è descrivere delle immagini del futuro, no? Partendo dai postulati della situazione attuale, ma sfidandola e superandola, no? Per ampliare le prospettive di sviluppo. All'interno della VAS gli scenari dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale, in quanto nella programmazione e nella pianificazione il concetto di futuro è implicito, perché è il progetto, è il piano che è l'idea alla quale noi dobbiamo scendere, quindi è il futuro stesso, l'idea che dobbiamo realizzare. Nello stesso modo la valutazione ambientale strategica, nella valutazione degli effetti ambientali, si deve fondare sulla valutazione dei possibili futuri disegnati dagli strumenti. Gli scenari ambientali che hanno determinato, che sono quelli che ormai rappresentano i nostri orizzonti di riferimento, sono fondamentali anche all'interno delle valutazioni ambientali strategiche. Gli scenari ambientali, come l'Agenzia Europea ha definito in questo modo, sono le previsioni, altri tipi di studi di prospettiva che ci aiutano ad affrontare le lacune, le incertezze degli sviluppi futuri e a formulare politiche solide in grado di reggere la prova del tempo. Un elemento fondamentale nella costruzione degli scenari, in parte anche dell'alternativa, soprattutto degli scenari, è il fattore tempo. Il tempo è una dimensione importante, fondamentale, proprio perché la situazione è in continua evoluzione. D'altra parte, ad esempio, il grande scenario dei cambiamenti climatici un'influenza importantissima sulle capacità di adattamento globale. No? Noi possiamo avere un livello in cui non ci sono grandi problemi, abbiamo una fase, una fascia intermedia, che è questa, quella più chiara, che è la capacità adattativa. Superata la capacità adattativa, noi entriamo nell'aspetto legato alla vulnerabilità del sistema, quindi non riusciamo più a farlo. Anche il ragionamento legato ai servizi ecosistemici sviluppato dal MEA recentemente. Ha messo in evidenza come anche la dimensione ecosistemica sia una dimensione non più trascurabile all'interno dei processi di trasformazione, quindi anche a livello delle pianificazioni. Ma lo scenario non può nascere in modo estemporaneo. Lo scenario deve avere una sua logica di sistema, perché deve seguire una linea di filiera che discende dagli scenari globali, quelli di PPC, quelli del MEA, gli scenari che ci
che identificano le grandi problematiche e quali sono i target di riferimento a livello globale, per arrivare agli scenari regionali. Ogni regione ha i propri piani che determinano grosso modo dei livelli, dei target di riferimento che sono concatenati agli scenari globali. Quindi lo scenario locale, ogni città attraverso il proprio scenario locale si relaziona ai scenari regionali, quali si relazionano agli scenari globali. Quindi è un ragionamento che deve essere coerente da un punto di vista complessivo perché sia un ragionamento fondato. Gli scenari a supporto della pianificazione possono essere molto utili perché possono costituire un supporto ed un affiancamento al processo di pianificazione, collocandosi nelle fasi di definizione degli obiettivi, nelle fasi preliminari di predisposizione del piano, e come la base di partenza per la definizione delle alternative di piano, è un modo per esplicitare il percorso di integrazione delle problematiche ambientali all'interno del piano. Nella pratica delle valutazioni ambientali spesso si fa riferimento al solo scenario zero, che significa valutare che cosa potrebbe succedere non facendo nulla. In realtà all'interno di un piano è una contraddizione interna, di un piano per definizione deve fare qualcosa, un piano che non fa nulla non è un piano, per cui è un po', diciamo così, una scappatoia che viene lasciata, sebbene la normativa europea dia l'indicazione di valutare almeno l'alternativa zero. All'interno del processo di VAS, quindi lo scenario potrebbe essere utile nelle quattro fasi, come dice la Maria Rosa Vittadini. Nella fase di scoping, la costruzione partecipata di scenari, una visione esplorativa ed una tecnica narrativa, cioè una far capire e spiegare cos'è lo scenario. Nella fase di elaborazione, definizione degli obiettivi generali e specifici, scenari quantitativi come insieme di azioni alternative per raggiungerli, e la fase di valutazione, cioè la comparazione, compreso lo scenario BAU, la valutazione e la scelta partecipata dello scenario. Ma lo scenario, per rispondere ai principi di sostenibilità, deve individuare delle direzioni che siano in grado di fornire delle risposte alle pressioni e alle criticità reali esistenti attuali. E quindi necessario anche all'interno del processo di VAS individuare quali sono le driving force, definire le pressioni che da questa genera, perché un piano, uno scenario che non dia delle risposte alle problematiche attuali dal punto di vista ambientale, diciamo che non è un buon scenario. Quali possono essere i passi per la costruzione degli scenari del piano? Prima di tutto partiamo dalle risorse disponibili. Tutto deve fare i conti con le risorse a disposizione, che sono il quadro delle conoscenze, il livello di definizione dello stato attuale, quali sono gli attori attivabili, quali sono i budget disponibili. Sono tutti fattori che influenzano la tecnica di generazione, di trattazione degli scenari. Un'individuazione ed una definizione anche quantitativa dello stato delle dinamiche ambientali che condizionano il contesto territoriale ed ambientale, che abbiamo visto prima. La costruzione e la descrizione degli scenari, cioè la narrazione, dire cosa vogliamo che sia il nostro futuro, e la valutazione delle modifiche indotte dagli scenari, con il confronto, eventuali modifiche, e qui attraverso l'uso di tecniche, modelli, analisi SWOT, narrazioni, quindi la tecnica poi dipende da quello. La direttiva europea in realtà non parla di scenari, la direttiva europea parla di ragionevoli alternative. Le ragionevoli alternative devono essere descritte, individuate, valutate all'interno del rapporto ambientale, però all'interno della direttiva europea non viene esplicitato cosa debba intendersi per alternativa,
non si dice neanche quali sono i caratteri che l'alternativa debba possedere per essere considerata ragionevole, e non si stabiliscono neppure i criteri di scelta tra le alternative, e neppure per suggerire qual è la scelta dell'alternativa ambientalmente più sostenibile. Non c'è scritto in realtà nella direttiva europea. EIMPLAN, che è un progetto che ha sviluppato europeo, che ha sviluppato le valutazioni, le metodiche per la valutazione ambientale, facendo riferimento all'alternativa, dice che nel processo di selezione alternativa intervengono vari aspetti, quali le caratteristiche degli effetti ambientali di ciascuna linea di azione del loro insieme, l'importanza attribuita da ciascun attore a ogni effetto e a ogni variabile, la ripercorribilità del processo, l'esplicitazione dell'importanza attribuita ai differenti elementi da parte di chi prende la decisione finale e le motivazioni che hanno motivato la scelta. Quindi il processo di selezione delle alternative, qui con le alternative sono intese sia le alternative in senso stretto che gli scenari, che comunque sono delle alternative, questa figura esplicita il setaccio alternative dagli scenari generali alle opzioni progettuali, alle azioni progettuali. Un'alternativa ragionevole dovrebbe tenere conto dei seguenti tipi di sostenibilità: economico-sociale, ambientale, territoriale, fattibilità tecnica, e le alternative possono riguardare sia la definizione di vincoli o destinazioni d'uso, realizzazione di strutture e di infrastrutture, misure gestionali, normative, politiche, strumenti. Quindi non c'è un unico criterio per definire le alternative. Le alternative possono essere definite secondo criteri differenti. Non è detto che un criterio sia necessariamente obbligatoriamente superiore, pesi di più rispetto agli altri criteri. È una scelta che deve essere fatta all'interno di ogni singola realtà. Nel definire le ragionevoli alternative è utile prevedere momenti successivi di partecipazione, di comunicazione per informare il pubblico delle scelte che vengono fatte, predisporre momenti di confronto tra soggetti territorialmente interessati. Alternative nello scenario, questo schema di Forchheim è importante perché ci fa capire come dall'analisi del funzionamento del sistema, no? Si possa passare all'individuazione delle immagini del futuro, quindi all'individuazione degli scenari, alla individuazione però di elementi chiave del futuro desiderato, cioè all'interno di uno scenario comunque ci sono percorsi diversi, quindi all'interno di uno scenario ci stanno cose diverse. I modelli di relazione causa-effetto, perché senza l'individuazione di modelli di relazione causa-effetto noi non riusciamo a esplicitare dei giudizi di efficacia dal punto di vista ambientale. Considerare anche lo scenario di riferimento, il cosiddetto BAU, questo sotto come per raggiungere lo scenario di alternative di scenario. Quindi anche all'interno dello stesso scenario ci possono essere diverse alternative, perché lo scenario è una visione che può essere percorsa, raggiunta, perseguita attraverso un insieme combinato e sinergico di azioni, di provvedimenti non solo tecnici ma anche di tipo normativo o gestionale. Questo è un aspetto decisivo per il raggiungimento dello scenario. L'analisi degli scenari, è scaduto, è tirando, quindi. Ok, gli scenari. 21 minuti hai fatto. Quindi 5 minuti. Ancora, quindi definizione di possibili scenari. Gli scenari possono essere di narrazione, quindi possono essere descritti con parole, no? E di stima attraverso l'uso di indicatori, modelli di questo genere. Le componenti tipiche di un'analisi di scenario sono la narrazione,
lo spazio temporale in partenza, cioè qual è il tempo che noi prendiamo a riferimento e i fattori di cambiamento importanti che dobbiamo considerare. L'analisi delle alternative può essere fatta utilizzando un cassetto della caratteristica di tecniche, può essere comunque un'analisi di più qualitativa, le più diffuse e forse anche le più efficaci dal punto di vista comunicativo di efficacia rispetto al pubblico, come queste, cioè quindi si mettono a confronto delle alternative, si dice la migliore, la peggiore, la più bella, così. Oppure attraverso la formazione di ranghi di categorie, oppure attraverso l'utilizzo di modelli matematici, quindi che quantificano effettivamente le diverse pressioni, quindi poi li ordinano in modo di le alternative quindi possono essere organizzate per gradi successivi di approfondimento. Il primo punto è una definizione iniziale con l'individuazione delle opzioni strategiche, cioè quindi quali sono le grandi domande che rispondere, quindi le grandi opzioni strategiche. Un secondo passaggio è quello della definizione degli indirizzi di intervento a cui si vuole puntare per seguire le varie opzioni strategiche, quindi si individuano i meccanismi. La definizione del mix di azioni, quali sono le azioni che combinate sinergicamente possono perseguire l'obiettivo, la definizione localizzativa, dove queste azioni devono manifestarsi, e la definizione di criteri ambientali per la fase attuativa e o per gli aspetti progettuali, perché poi la fase attuativa è quella che deve poi sostanziare tutto quello che abbiamo sviluppato precedentemente. Questo schema, che è un po' complicato, però poi i materiali penso che vengono lasciati, colloca le fasi che vi ho illustrato prima all'interno del processo di pianificazione e di valutazione, che deve essere un processo continuo. In questo grafico vengono in qualche modo collocate all'interno di a seconda del livello di piano, se è un piano locale, di area vasta, se siamo a livello attuativo, strutturale, a livello strategico, quali sono le metodiche di valutazione che possono meglio essere utilizzate. Ho finito. Quindi valutare e comparare visioni, quindi scenari alternativi di piano ben formulate, anziché insieme di scelte alternative prese singolarmente, è una scelta che va nella direzione di una maggiore consapevolezza di ciò a cui si punta, perché le visioni di piano esprimono meglio le valenze che questo nelle sue possibili declinazioni alternative potrà avere. Per questo motivo all'interno della formazione di un piano sembrerebbe preferibile mettere a confronto dei scenari alternativi di piano piuttosto che singole scelte alternative.